È stato presentato ufficialmente alla città il progetto Responsible Health and Performance Center, relativo alla nuova casa della Rimini Calcio, che sorgerà su una superficie complessiva di oltre 100.000 metri quadri nell'area ex Ghigi. Presenti il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il delegato provinciale della FIGC di Rimini, Maurizio Bianchi, la prima squadra biancorossa al gran completo e un buon numero di tifosi. L'area è molto importante, quindi sono oltre 100.000 metri quadri di area, con campi da calcio, palestra polivalente per diversi sport che possono andare dal basket, pallavolo, tennis, c'è una pista ciclopodistica, ovviamente non può mancare una palestra ultramoderna e molto attrezzata, più tutta un'area importante riabilitativa, quello ovviamente è la nostra specialità, quindi ci sarà un'area riabilitativa di ultimissima generazione, molto importante a disposizione. Il centro ovviamente è aperto alla città, quindi sarà ovviamente la casa del Rimini Football Club come partner importante per Responsible, ma sarà una struttura aperta a tutta la città. Ovviamente non mancheranno aree di ristoro, esterne e interne, un ristorante, bar, ovviamente ci sarà anche una foresteria, quindi sarà veramente una bella bella struttura. È un sogno che si sta realizzando passo passo e per noi è un grandissimo orgoglio poter stare oggi qui e poter veder nascere questo progetto dall'inizio, è un orgoglio. Sono emozionatissima a vedere anch'io le immagini, l'ho viste tantissime volte, però rivederlo oggi è un'emozione unica. È importante una struttura come questa, un'infrastruttura come questa, perché permette di sviluppare calcio. Calcio significa settori giovanili, significa ragazzi che andranno ad allenarsi dal prossimo anno, anno e mezzo, insomma, in questa nuova bellissima struttura che oggi è stata presentata. Vuol dire un po' andare incontro anche a quella che è la visione nostra come Serie C, cioè che è quella di puntare sui giovani, investire sui giovani, investire su Vivai, fare formazione e cercare di rendere un pochino più sostenibile il nostro calcio. Noi dobbiamo recuperare un'attenzione importante ai costi e dall'altro lato dobbiamo, come dire, aiutare a sviluppare il settore giovanile, il calcio giovanile. Tra l'altro direi che le due cose stanno insieme, cioè i giovani sono anche la miglior risorsa per cercare di avere un'attenzione alla parte spese, che è molto importante. Quindi direi che nella nuova casa del calcio italiano è importante che ci siano anche impianti e strutture come queste.